come richiedere il part-time a scuola. Scadenza: entro il 15 marzo il personale docente e ATA, escluso il DSGA, può presentare domanda per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa. L'istanza deve essere indirizzata tramite il dirigente scolastico della scuola di servizio all'ambito territoriale competente. Durata: il part-time dura 2 anni scolastici. Al termine dei 2 anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale. Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno. Tipi di part-time: la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Il tempo parziale può essere part-time orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi, part-time verticale, con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell'anno, part-time misto, con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità. Svolgimento altre attività. Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione. L'assunzione di altro lavoro o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni. Modello di domanda. Si consiglia di consultare il sito dell'USR di riferimento o dell'ambito territoriale per verificare la pubblicazione di eventuali note con modelli allegati.